La decisione presa oggi dagli abitanti del Canton Ticino è totalmente irresponsabile, proprio perché loro non vogliono i nostri frontalieri, i nostri lavoratori italiani regolarmente assunti nel Canton Ticino. Bene, ne pagheranno le conseguenze direttamente gli svizzeri, perché ho scritto alla commissaria Thyssen per capire quali saranno i prossimi rapporti tra la Svizzera e l'Unione Europea. Non possiamo continuare a essere discriminati da un punto di vista salariale, ma anche personale. E allora si crei una zona franca per i nostri imprenditori, soprattutto vicino al confine, in modo tale che coloro italiani che sono andati in Svizzera ritornino con le loro imprese in Italia, dando lavoro agli italiani. La Svizzera rimarrà isolata, problema loro.